Ciao, benvenuti a questo episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo di world building, ossia di come costruire un mondo di fantascienza con suggerimenti pratici ed operativi. Ciao! Che cosa si intende in inglese con il termine world building? È un processo di costruzione immaginario di un mondo, spesso anche associato ad un universo completamente immaginario e falso. Il risultato di questo esercizio mentale presuppone, diciamo, la costruzione di narrazioni nella storia, nella geografia, nell'ecologia e la costruzione anche di mappe e di processi storici totalmente inventati che hanno portato magari alla generazione di questo tipo di universo o di paese o quant'altro. È un esercizio mentale molto comune, utilizzato nella fantascienza, sia per le novelle, per i videogiochi e per i giochi di ruolo. Quali sono gli elementi chiave di un world building? Le variabili chiave da tenere sott'occhio nella costruzione di un mondo immaginario sono diverse tra quelle che uno scrittore deve tenere conto quando costruisce un mondo di genere fantasy oppure di fantascienza lontana, per intendersi alla Star Trek. Le variabili chiave infatti mutano se si va a costruire un mondo immaginario in una fantascienza di breve periodo oppure ossia di climate fiction. Andiamo quindi ad analizzare brevemente le variabili chiave. Alcune sono tutte libere per quanto riguarda la nuova creazione nel fantasy o nella sci-fi lontana, mentre per quanto riguarda la climate fiction e la fantascienza di breve periodo, una larga parte delle variabili chiave sono fisse, bloccate, mentre altre sono praticamente libere. Andiamo quindi a discuterne rapidamente. Allora, come potete vedere rapidamente dall'elenco, le variabili chiave libere per quanto riguarda la costruzione di mondi del genere fantasy o di fantascienza lontana, in stile, per intendersi, Star Trek, coinvolgono la fisica, la cosmologia, la geografia e la cultura, a cui poi aggiungere l'analisi Pestel, di cui in parte poi vi dirò a sé. Tutte queste variabili chiave sono libere. È possibile infatti immaginare mondi ed universi con una fisica completamente diversa dalla nostra, con una cosmologia diversa, con una geografia ovviamente diversa, con culture completamente immaginarie diverse dalle nostre. E queste sono le variabili di scenario generale, a cui poi dopo occorre, a mio avviso, aggiungere un'analisi Pestel immaginaria per rendere, diciamo, il world building più coerente. E queste tutte variabili chiave, fisica, cosmologia, geografia, cultura, più analisi Pestel immaginaria, sono variabili chiave completamente libere per quanto riguarda la costruzione di mondi nel fantasy e nella fantascienza lontana. La cosa cambia completamente, come potete vedere dal grafico, se invece un autore va a costruire un mondo di fantasia, di fantascienza di breve periodo, quindi ambientata nell'oggi, oppure in un prossimo futuro imminente, quindi genere climate fiction. Fisica, cosmologia, geografia e cultura sono praticamente variabili date. La fisica è quella del pianeta Terra e bisogna documentarsi molto e molto bene, approfonditamente, coerenti con le previsioni IPCC, se si vuole produrre qualcosa di climate fiction che abbia una minima possibilità di essere coerente con gli eventi a venire,
quindi c'è da documentarsi, e documentarsi anche tanto, e anche di molto, e anche parecchio, quindi leggere tanto. La cosmologia, beh, è quella del nostro sistema solare, c'è poco da dire. La geografia è quella del nostro pianeta, che però può variare se si va a costruire qualcosa di climate fiction in funzione dei cambiamenti climatici, tenendo presente, ad esempio, la risalita del livello del mare, la traslazione dei climi temperati verso nord, la scomparsa dei ghiacciai, la risalita del livello del mare, incendi e quant'altro. La cultura è quella, diciamo, di oggi, tenendo presente ovviamente anche la cultura del passato per avere, diciamo, una visione globale. Ma comunque, diciamo, queste sono variabili che sono variabili, io le considero date, che sono quelle del pianeta Terra del XXI secolo, e devono essere ovviamente coerenti con gli studi scientifici proposti da IPCC, da quanto i climatologi vanno dicendo nelle loro conferenze di YouTube, se, diciamo, un autore ha intenzione di scrivere qualcosa di climate fiction che sia ragionevolmente sensato. Due rapidi consigli per quanto riguarda l'infodump. Allora, l'infodump, i racconti di fantascienza, serve. Non si può fare a meno dell'infodump. Se non c'è infodump, non è fantascienza, ma quindi non è fantascienza hard sci-fi, ma si tratta di fantasy, dove praticamente l'utente si beve tutta la minestra e non si chiede come mai o cosa succede o perché, quali siano le ragioni di causa ed effetto, o se ci siano delle violazioni di coerenza tecnologica o fisica. Quindi l'infodump invece è un elemento importante della fantascienza hard sci-fi, possono essere collegate a leggi fisiche ben note o si può anche inventare delle fantasiose leggi fisiche non ancora scoperte ma note in un'altra galassia lontana lontana, oppure in mondi distanti, con galassie distanti, dove vi sia perfino un'altra fisica completamente diversa da quella a noi oggi nota. In ogni caso, l'infodump non è spazzatura, ma è un elemento che concorre a creare praticamente coerenza all'interno di una narrazione di fantascienza. Ovviamente dipende da come questa viene proposta. Quindi la fantascienza, l'hard sci-fi, contiene l'infodump, non si può fare a meno dell'infodump, altrimenti siamo sempre nell'ambito di fantascienza, ma siamo in zona relativa al fantasy. Ok, in questa seconda parte dell'episodio andremo a parlare rapidamente di cosa sia l'analisi PESTEL. Il link di cosa sia l'analisi PESTEL lo trovate nella descrizione del video. Sono una serie di variabili chiave. L'acronimo PESTEL sta per Ambiente Politico, Economico, Sociale, Tecnologico e di Environment, quindi ambientale, e Law di L di Law, quindi l'ambiente giuridico legale. Fattori politici, quelli da tenere presente, sono il contesto politico che può andare a mutare nel tempo in modo significativo, democrazie, dittature, repubbliche popolari, oppure con provvedimenti legislativi volte a una maggiore restrizione delle libertà personali, nascita di nuovi partiti politici e quant'altro. Fattori economici comprendono la crescita economica, tassi di interesse, tassi di cambio, tassi di inflazione, livello di indebitamento, occupazione, reddito pro capite, bilanci dei pagamenti, bilanci commerciali, quindi tutto l'aspetto macroeconomico. Fattori sociali sono relativi allo sviluppo e alle mutazioni della società, quindi livello di salute, tasso di crescita della popolazione, un'analisi prettamente demografica, per intendersi se la società ha una piramide positiva oppure o una distribuzione a mitra, numero di giovani, numero di vecchi, numero di occupati, numero di donne, numero di maschietti e quant'altro. Quindi un'analisi di tipo demografico a largo spettro. Poi abbiamo i fattori tecnologici, sono quelli relativi alle innovazioni tecnologiche, alla ricerca e sviluppo pura, alla ricerca e sviluppo applicata, l'automazione, l'intelligenza artificiale, la tecnologia,
all'interno dei processi produttivi, in ambiti militari, in ambiti civili, quindi in generale il tutto tasso di cambiamento tecnologico anche con innovazioni cuniane. E questo è un aspetto molto importante da tenere presente perché occorre conoscere quali siano le attuali frontiere dei cambiamenti tecnologici e per costruire qualcosa di fantascientifico che abbia un minimo di coerenza occorre andare due o tre passi oltre la frontiera, ma non di più, in modo da praticamente fare quelle delle previsioni e delle estrapolazioni di breve periodo su il confine della frontiera tecnologica ad oggi nota, non oltre perché se no altrimenti le previsioni potrebbero risultare campate per aria. Abbiamo fattori ambientali che includono chiaramente il cambiamento del clima, cambiamento climatico, danni da cambiamento climatico, risalita del livello del mare, scomparsa dei ghiacciai, riduzione degli stock di acqua fresca e potabile, cali delle rese agricole, scomparsa del turismo e quant'altro possa, diciamo, comportare il cambiamento climatico con eventi estremi, quindi praticamente medicane, uragani, tornado e quant'altro. Poi abbiamo i fattori che includono l'aspetto giuridico, quello di quanto riguarda i cambiamenti in ambito di diritto costituzionale, diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto privato, diritto dei consumatori, diritto del lavoro, ovviamente sempre e comunque diciamo qualora eventuali situazioni. Il cambiamento della legge elettorale, al nuovo avvento di partiti, tutto l'aspetto, diciamo, dallo spettro della dimensione giuridica. Queste sono le variabili chiave del PESTEL, modello PESTEL, che a mio avviso occorre tenere sempre presente se si vuole andare a costruire qualche cosa, ad esempio di climate fiction, che abbia una ragionevole validità anche di tipo estrapolativo e prospettico. Per poter, diciamo, fare delle previsioni o comunque costruire, diciamo, delle storie fantastiche all'interno di scenari che siano perfettamente coerenti con quanto, diciamo, la scienza e gli studi attuali possono andare a prevedere. Ok, vi ho già detto che in descrizione trovate il link per approfondire a questo mio suggerimento di costruire analisi PESTEL immaginarie da agganciare e per arricchire una serie di brevi riassunti del vostro mondo di fantasia qualora vogliate andare a costruire ad esempio un contesto di climate fiction, quindi una parte in ambito climate fiction, una parte delle variabili chiave sono date, che sono appunto quelle che vi ho già enunciato precedentemente, mentre per quanto riguarda le variabili libere sono quelle relative al modello PESTEL. Io spero che questi preziosi suggerimenti vi possano essere utili. Un saluto, ciao!